L'Inter oltre Lukaku, nuovo bomber con numeri da urlo in Coppa Italia, Romelu Lukaku, dopo un primo tempo abbastanza appannato, ha giocato con il cuore e soprattutto con grande attenzione. Ora il belga si candida per il derby. Ma il suo futuro è ancora in bilico. All'Inter molti lo considerano un peso poco conveniente e sono col pensiero già oltre Lukaku. La permanenza di Lukaku in nerazzurra rimane incerta per più fattori. Oltre alla delusione sulle prestazioni e lo stato di forma, pesano i ragionamenti economici su un investimento al momento fuori portata. Ciò che è sicuro è che l'Inter ha già da tempo cominciato a guardarsi intorno per quanto riguarda l'attacco. Oltre al nome ormai sempre meno accostabile di Thuram, Ausilio starebbe puntando gli occhi per il post Lukaku su Balogun, giovane attaccante inglese con cittadinanza statunitense di origini nigeriane. Un ragazzo che gioca nel Reims, ma in prestito dall'Arsenal. Folarin Jerry Balogun ha 21 anni. Pur essendo nato a New York, vive da sempre in Inghilterra, dove è cresciuto come calciatore. Cresciuto nell'Arsenal, nel gennaio 2022 è andato in prestito al Middlesbrough, in Championship, dove ha giocato parecchio e messo a segno 3 gol. Ad agosto è poi passato sempre in prestito al Reims, dove sta stupendo tutti con numeri da campione. In 20 presenze è andato in gol 16 volte. Balogun è un ambidestro, parecchio tecnico e veloce. Si muove bene in attacco e sa scartare. Poi è bravo a far esplodere il tiro con velocità e potenza anche lontano dalla porta. Pare che si ispiri a Cavani e che sogni di poter vincere un mondiale con la maglia dell'Inghilterra. Per ora è titolare fisso dell'Under 21. Il ragazzo è stato molto corteggiato dalla Federazione Americana, ma alla fine ha scelto di rappresentare la nazione a cui si sente legato culturalmente, l'Inghilterra. Arrivare a Balogun sarebbe comunque difficilissimo. Non sono per la folta concorrenza, ma anche per il prezzo base fissato dall'Arsenal, 35 milioni. In più, non è affatto detto che i Gunners siano disposti a privarsene. Insomma, l'unico modo per poter imbastire un affare con il club londinese sarebbe bloccare Balogun subito, prima che il prezzo salga ancora e che il ragazzo dimostri ad altri possibili acquirenti le sue qualità fisiche e tecniche.